Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfredo per lo staff di utvfatale.com e oggi sono qui a portarvi un nuovo back opening in cui andremo a cercare questa roba qui, Timo Duic assurdo con Sanchez, Diego Costa, Amzik, Royce, Nainggolan, Sergio Ramos, Benteke, di tutto di più. L'altra volta ci è andato abbastanza bene con Amzik, Martial e roba simile. Oggi proveremo auspicabilmente a far meglio e iniziamo subito con i pacchetti. Lascerò degli highlights, non farò tutto tutto di fila, intanto questo pacchetto ce l'ho qui dall'altra volta. E niente, tra un attimo con i pacchetti. Abbiamo un 82 come più raro, quindi c'è tutto dire. Il gioco è raro, va bene. Brahimi, stiamo salendo. Brahimi, se non sbaglio, 83. Stiamo salendo, 82, 83, 84. Dammelo. Non è 84, ma è Matip, non Kulu. Kulu è dove ce lo mette lì ogni volta che io provo a aprire questi pacchetti. E troviamo niente più, niente di tutto ciò. Questo purtroppo si blocca, ma non è un walkout. Sono due giocatori rari addirittura, come vedete dalle due fiammelle. Troviamo Gabbiadini, l'emblema della felicità. Quindi merende c'è Obi Mikel, che ce lo diamo in faccia. Questo, no, forse questo è il cambiolo che vale tanto. Vediamo. 800. 750, va. Quindi andiamo pure con questo. Ancora raro. Abbiamo trovato sempre giocatori rari, almeno finora. Che non è una delle cose più belle del mondo, perché abbiamo trovato le merda, però è qualcosa di confortante. Intanto c'è Dainelli nel pacchetto. Un attimo, che ve lo inquadro per bene. Eccolo qui, Dainelli, Dario Dainelli. Posso fare comunque discreto, c'ha 34 di velocità, però il Dario nazionale ha la sua storia. Pacchetto che lagga ancora, però purtroppo è il gioco che fa schifo, non sono walkout. Rami, no, non è Rami. Rami? Colo Jack, quello dell'altra volta. Basta, col cambio ruolo non vale un cazzo. Scartiamo tutti, abbiamo trovato Colo Jack. E secondo me questo è un raro. E infatti, cioè se avessi la bravura di indovinare tutte queste cose anche quando devo trovare quelli forti, questo qui vale. Questo giuro che vale. Guarda, no. Vabbè, listo la guarigione gamba che sicuro ci può far comodo. E andiamo avanti con Ghetto, che è un raro di merda, di Milisei, Borca Valero. 83, Borca Valero. Dai, Borca Valero listiamo, anche se non barra un cazzo. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Ok, è Romagnoli. Altro pacco. Vai a mangiare il joystick, perché non troviamo niente neanche adesso. Abbiamo trovato Sosa, detto Wall e Principito. Wallarito Sosa, come era soprannominato a Napoli, per le sue note doti tecniche, perché ha un giocatore che dovrebbe essere buono ma non lo è, perché è Glick, che ha 20 di velocità, 10 di tiro e 60, però 24 di tiro c'ero quasi. 1000 crediti, la cosa più costosa che abbiamo trovato finora sono 1000 crediti. Ci tengo a dire che i consumabili non li abbiamo venduti perché i crediti non sono saliti. Oh, walkout, fermi walkout, che cazzo dici? Walkout. Oh, è brasiliano. Marcelo va benissimo. Pensavo Neymar, ma Marcelo cazzo va benissimo. Marcelo in a pack. Ok, va benissimo. Marcelo in a cazzo di pack. Un pack da 7.5, Marcelo va benissimo. È il terzo walkout da quando gioco a FIFA 17. E quanto costi? Dai, 36.000, vai benissimo. Ci piace Marcelo. Il più forte è stato Amzik, 85. Ora Marcelo 86. Tra qualche mese trovo il walkout. No, comunque vi giuro, ho infartato Neymar. Neymar è veramente, se l'avessi trovato penso che, vabbè. Tra l'altro, perché gli unici walkout sono loro, mi sembra, Marcelo e Neymar del Brasile. Non vorrei dire cazzata. No, c'è Thiago Silva forse. Però insomma, dobbiamo lamentare di Marcelo, lamentiamoci. Però tanto scarto Navas perché non credo valga molto. Il gioco lagga completamente, non so cosa stia succedendo. Gioco. Ok, è andati 100.000 crediti, abbiamo trovato Marcelo, quindi va bene. Andiamo con questo pacchetto che ci fa trovare Trasorras, senza parlare più. Pacchetto oro del cazzo, vai, pacchettino. E niente,
dico, è chiedere troppo un altro giocatore buono, magari un IF, perché io giuro, non ho mai trovato nessun IF quest'anno, veramente. È qualcosa di incredibile. Ho trovato un Movember nello scorso pack opening, qualche walkout, Agüero sul mio profilo personale, ma mai un IF. E credo che... Ah, aspetta, questo forse vale per la sfida di quello lì. Vediamo, no, vale 150, che bellezza. Forma fisica argento, possiamo guadagnarci qualcosa. Però sono abbastanza soddisfatto. Cosa fai? Sono abbastanza soddisfatto. Niente, walkout qui. Due giocatori rari. Uno di questi è Pereira. Pereira forse vale, eh? Forse vale un 1000 qualcosa, forse, spero. Traoré e questo qui, Pereira, io l'ho listo. Muslera. Skippiamo perché mi sto già un po' rompendo il cazzo. Siamo arrivati al giro di boa. Nessun if, nessun cazzo di if. E neanche adesso, perché troviamo i Raizoz. Un giocatore che da anni tipo è l'Athletic. Un pacchetto argento, cosa sei? Pacchetto argento. Metti che ci trovi un if argento dentro. Nel dubbio è gratis, uno ciclo. Non raro, benissimo. Di chi si tratta? Qualcuno buono per qualche sfida? Vediamo un po' il cazzo, 500 crediti gratis. No, il pallone non mi serve, grazie. Ok, Wilshere buono, però Urmaci. Però c'è Urmaci, Umbra. Umbra quanto vale? Umbra vale 3000. Non male, però finché troviamo Urmaci e Asare nel pacchetto, diciamo che di Umbra ce lo possiamo anche dare tutta in faccia, perché non ci serve a niente. Io skippo perché essenzialmente mi sono anche un po' rotto le scatole. Troviamo un coreano bastardo, con tutto il rispetto per i coreani. E niente, siamo arrivati a 137.000 crediti. Niente walkout neanche ora, mi fa prendere gli infarti perché lagga un po' come ha fatto prima. Però avete visto che comunque è diverso. Troviamo Caicedo, grande l'Espagnol, che non credo di vendere, non vendo niente in questo pacchetto, quindi andiamo ancora avanti. La nostra sfortuna è svanita dopo quel Marcello e penso che dovrò accontentarmi per tutta la vita, anche perché troviamo Spina nel fianco, come tutte le cose che dico, e l'EA che ci continua a propinare questi pacchetti del cazzo, e non mi dà un if, non mi dà un cazzo. Lux divina. E per Baines, questo qua dimmi che vali per qualcosa per la sfida della casetta. Ti prego. Aspetta, fermo. Questo è fissato, mi sa, eh. Questo è fissato a 6000. Oh, io l'ho listo. Che Dio ce la mandi buona e possibilmente bella. La frase finiva diversamente, però essenzialmente ci va. Tagliafico. Ho trovato Tagliafico. Tagliafico. Vabbè. Sono lì ancora con un altro pacchetto. Oh, if, cazzo, if, portiere, Paolo Lopez dell'Espagnol, che io dovrei vendere subito. Abbiamo trovato un if che va bene, devo vendere subito perché 18.000 credo sia il minimo sul mercato, perché altrimenti poi ci perdiamo, andrà a prezzo di scarto. Però abbiamo trovato un if, va benissimo. Walkout dopo l'if, non ci posso credere, walkout dopo l'if, un altro walkout, due in un pacchetto. Chi sei? Spagnolo, non mi dare Fabregas. Busquets. Porca troia, il più scemo di tutti! Il più scarso del mondo! Però, cioè, che non vale niente, perché vale 10.000. No, aspetta. Vale 23.000. Ok, va bene. Mi accontento. Mi rimangio quello che ho detto. Abbiamo trovato Busquets, Marcelo e Paolo Lopez. If, va tutto benissimo. Due walkout, un if. Pack opening meglio di questo non me lo sarei mai aspettato. Sono contentissimo per quello che è successo, potrei anche finirla qua. Abbiamo ancora 115.000 crediti. Magari un altro po' di fortuna, ma la vedo difficile, anche se ci spero con tutto il cuore. Demir, madonna che barba. 100.000 crediti. Non raro. Ok, Sen. Il coseno dove l'ha lasciato? Battuta pessima. Un altro pacchetto, niente walkout per noi. Giocatore che skippo perché il video sta venendo un po' troppo lungo. Abbiamo trovato le ali. Grandissimo e fortissimo portiere dell'Olympiacos. Un pacchetto in prestito che me lo do tutto in faccia.
Comunque sugli ali ovviamente scherzavo. E andiamo ancora avanti. Ci mancano gli ultimi pack. Ne ho saltati qualcuno probabilmente. Non ho cioè, non mi ero registrato perché effettivamente ho trovato un cazzo. E troviamo niente neanche ora. Vediamo un po'. Natch con niente. Non ci interessa. Andiamo ancora. Abbiamo gli ultimi tre pacchetti. Tre pacchetti. Ho detto più volte durante il video. Questo costa, giuro. Dicano se costi. Per forza di cose. 3000, va bene, ci accontentiamo. Come ho detto più volte nel video, sono soddisfattissimo di quello che abbiamo fatto. Abbiamo trovato. Madonna, ho infartato un altro walkout. Abbiamo trovato Telo, Busquets, due walkout, Paolo Pezzif e essenzialmente basta. Però prima di iniziare sto pack opening mezz'ora fa non avrei mai detto, intanto Fez Fazzidis dovrebbe essere, mai detto che avremmo trovato sta roba qua così bella. E andiamo con gli ultimi due, niente walkout, niente if, vero? Non raro addirittura, Allison. Con l'ultimo pacchetto dove non troviamo walkout, dove non troviamo if, però troviamo Wilshere di nuovo. Wilshere, per concludere, ci possiamo anche accontentare. Anche Daniele, bevi l'acqua, ha detto Danny, drink water per gli amici che scarto perché mi sta antipatico. E abbiamo concluso. Quindi abbiamo trovato, come ho detto, non cosa ho fatto. Apriamo un attimo la lista. La lista. Abbiamo trovato questa merda qua. Marcelo, va benissimo. Qualche forma fisica. Busquets e Paolo Pezzif che già ho venduto. Abbiamo scartato qualche argento e niente. Comunque, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, a commentare, iscrivervi alla pagina, al gruppo, a tutto. Il link vi lascio in descrizione. Comprate i crediti su IGVault se vi servono, i prezzi sono vantaggiosissimi. E niente, qui era Alfred, alla prossima. Ciao a tutti!